Giorgio, perché Colonia Basilicata? Un titolo molto forte, ovviamente. Sì, Colonia perché ormai da decenni non decidiamo più qui la politica, per esempio in questo caso energetica e ambientale della nostra regione. Le decisioni si prendono a Bruxelles, a Roma, in Basilicata si parla soltanto di soldi da incassare su decisioni già prese fuori. E di fatto poi le compagnie vengono a prendere solo quello che gli serve alle loro condizioni e a noi rimangono gli stessi problemi di prima: spopolamento, divisione sociale, emarginazione, colonizzati a tal punto da non poter partecipare neanche ai dibattiti sul petrolio. Non poter partecipare, tra l'altro, l'ultimo capitolo che poi sicuramente aggiungerai in una ristampa del tuo libro si chiama Tempa Rossa Accordo, Tempa Rossa Regione. Sì, è tutto in perfetta continuità. Nella colonizzazione le classi dirigenti si comportano sempre allo stesso modo nei confronti del colonizzatore e così è stato anche con la giunta Bardi: incontri a porte chiuse, finte aprature, promesse prive di vincoli temporali chiari, di penali per l'altra parte, perché in Basilicata è dall'età di Bubbico, ma anche prima, che si fanno accordi sul petrolio la cui attuazione non viene controllata, non viene quasi mai attuata senza sanzioni. Quindi quale serietà c'è in accordi privi di penali e privi di scadenze temporali chiare? Le comunità però non si indignano, nonostante tutto abbiamo una multinazionale denunciata anche per disastro ambientale, abbiamo un comune di 7.000 abitanti commissariato per mafia, le comunità non si indignano. Le comunità sono le principali complici o comunque colpevoli, perché la colonizzazione è un po' come la corruzione, si fa in due. Serve un colonizzatore e un colonizzato. Qui noi cerchiamo come associazione col libro di creare un ulteriore espediente cartaceo, perché quello che si pubblica sul web sembra un po' più volatile anche nella memoria a lungo termine. Con il libro cerchiamo di entrare nelle scuole, quindi di formare una generazione di lucani usando i problemi ambientali della Basilicata e tra gli adulti di lanciare provocazioni alla politica, alle vecchie generazioni che hanno un'enorme responsabilità, perché qui non abbiamo creato ancora una comunità, un popolo lucano, perché se ci fosse stato un popolo ci sarebbe già stata una forte reazione o comunque una maggiore autotutela e autodeterminazione. Invece continuiamo a venderci per un piatto di lenticchie e a dividerci tra comuni e tra famiglie. Il libro è un atto di generosità, lo diremo anche nella presentazione, perché hai messo insieme tutte le inchieste, gli approfondimenti, le ricerche, che tra l'altro in un periodo molto breve, perché più o meno cinque anni non sono tanti, hai raccolto tu con Cova Contro e con le associazioni e i professionisti che ti hanno dato una mano. È un atto di generosità per dire: questo è quello che abbiamo fatto, ve lo stiamo dando, una sorta di enciclopedia di quella che è la Basilicata del petrolio e non solo, naturalmente oggi. Cosa ti aspetti come reazione da questo libro? E poi ti volevo chiedere, ti è arrivata già qualche querela per diffamazione, visto che tu tra le altre cose fai veramente tanti nomi? Sì, allora, per il libro ancora no, abbiamo fatto il 335 con l'avvocato due settimane fa, sono ancora, il libro è uscito a novembre, quindi ancora è troppo presto, ancora troppo, dobbiamo aspettare. No, ci sono 8 querele in corso, sempre per diffamazione. C'è un clima mafioso anche dal punto di vista appunto dell'uso intimidatorio della legge verso chi prova a fare informazione. E le reazioni al libro ci sono e spero che crescano. Ci sono reazioni nelle scuole, che i ragazzi, se debitamente stimolati, rispondono. Manca nella scuola una vera educazione ambientale, che non è quella che l'Associazione Nazionale dei Presidi vuole fare con ENI, ma è quella di un'alfabetizzazione che parta dalle criticità del territorio. Perché se qui in Basilicata l'emergenza ambientale fosse riassumibile soltanto al messaggio di Greta, saremmo fortunati. Qui in Basilicata abbiamo una presenza delle mafie ormai decennale nel contesto ambientale e purtroppo della presenza mafiosa nei problemi ambientali se ne parla sempre troppo poco, se ne parla soltanto quando c'è il clamore giudiziario, la mega inchiesta. E invece no, serve fare più nomi, serve ricostruire meglio la cronaca giudiziaria e serve soprattutto porre tutta una serie di domande senza paure. Perché in Basilicata abbiamo aziende che, nonostante tutte le indagini e rinvio a giudizio in campo ambientale, prendono sempre il certificato antimafia.